Grandi o piccoli, non importa. Quando c'è da vivere una sana giornata di sport e aggregazione, non c'è età che tenga. Si indossa la canotta, le scarpette e si scende in strada per mettersi alla prova e per vivere un momento indimenticabile. C'è tutto questo in uno degli appuntamenti più attesi dell'anno sportivo sannita, la Stra Benevento. L'evento che ha tagliato il traguardo delle 30 candeline e che mira a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli sportivi della campagna e non solo. Speriamo di poter fare una gara discreta e di divertirci soprattutto. L'obiettivo è il solito, quello del divertimento e dell'unione tra podisti. Lei come il Napoli oggi oppure punta ad ottenere il risultato? No, punto come il Napoli. Rappresento da settembre che corro sempre in questa canotta, quindi è di buon augurio sempre. Prontissimi per questa manifestazione che sicuramente è una bella cosa per la città. No, l'obiettivo è quello di riuscire a finire e quindi di divertirsi. È sempre emozionante partecipare alla Stra Benevento perché è molto sentita, veramente una corsa sentita. Per quanto riguarda la squadra, noi siamo cresciuti tanto quest'anno, rispetto all'anno scorso, siamo nati l'anno scorso e ci sono tutti i ragazzi promettenti, bravi e che fanno sempre corse di qualità e ottengono ottimi risultati. La manifestazione targata Amatori Podismo ha stracciato tutti i record delle precedenti edizioni. Ben 600 gli atleti iscritti, 1800 i partecipanti all'intero evento. Tutti presenti, anche se le condizioni meteo non promettevano bene. 600 atleti, parliamo di più quasi, parliamo di 1800 persone presenti oggi sul percorso. Quindi tra le tre manifestazioni abbiamo battuto dei record importanti. Dopo 10 anni abbiamo superato la soglia dei 1500, siamo arrivati a 1800 quest'anno. Un compleanno da festeggiare nel modo migliore, sperando che il meteo regga oggi. La città ha risposto con la partecipazione, acquistando i tagliandi per mettersi le scarpette e venire. Adesso li aspettiamo sperando che il meteo ci assista. Noi siamo prontissime, veramente. Noi pensavamo che trovavamo il diluvio qua, perché vedendo le previsioni sia dell'Aeronautica che meteo.it pensavamo di peggio, invece siamo stati fortunatissimi. Tanti sorrisi, tanta voglia di partecipare, gruppi sorridenti che provenivano da ogni parte d'Italia. Tutti insieme, una marea colorata e festosa che ha animato il centro di Benevento e ha saputo ammirarne le bellezze, coniugando sport e turismo. Il binomio perfetto che ha fatto felice anche il sindaco Mastella, starter d'eccezione insieme al delegato allo sport Enzo Lauro. Bisogna ringraziare gli organizzatori che con sacrificio, passione, animano questa manifestazione che ogni anno si ripete. Speriamo di portarla ancora a livello più alto. Bisogna determinare un po' alcune condizioni e discutere con loro. Diamo il benvenuto a tutti quelli che vengono qua per la prima volta conoscendo la città, e questo per noi è un fatto molto molto importante. Ah, giornata bellissima, giornata di sport. Mi diceva il presidente che hanno raggiunto il tetto massimo di iscritti, e questo non può che far piacere alla città di Benevento. E che si trattava di un'edizione particolare lo si è capito arrivando in piazza 4 novembre. Tra il solito via vai di atleti intenti a riscaldarsi prima della partenza c'era anche un gruppo numeroso che ha potuto sfruttare due attività di supporto del maestro Luciano Cavuoto, responsabile della scuola AWTA di Benevento SD La Volpe e l'Airone. Una dedicata al Qigong, durante la quale tutti i podisti hanno avuto modo di eseguire esercizi di risveglio muscolare, set di allungamenti, mobilità articolare e meditazione, e l'altra all'intrattenimento dei bambini che hanno avuto modo, gratuitamente, di cimentarsi nella pratica del Wing Chun Kung Fu e tecniche di autodifesa attraverso circuiti e gioco. Che obiettivi vi siete dati come squadra e personale? Allora, io personalmente non corro, però voglio dire, la squadra siamo abbastanza forti, speriamo di vincere. Il nostro obiettivo è quello di vincere, sia come squadra, e poi abbiamo anche delle individualità che arriveranno sicuramente tra i primi 4-5. Cerchiamo di arrivare tra le prime tre società veramente oggi, non proprio la prima, perché c'è una società molto forte del Salernitano, ma noi pensiamo di puntare o al secondo o al terzo posto. La corsa ci unisce, ci fa stare bene, ci dà modo anche di conoscere nuove persone, soprattutto nuovi atleti. Divertirci e far bene, star bene con gli amici, con i conoscenti, tutto qua. Divertirci.
start e coriandoli, e poi la partenza per il percorso di 10 km. Tanto divertimento, stanchezza, ma grandi sorrisi. Devo dire che nonostante ieri in Campania si siano disputate 4 gare podistiche, avere qui oggi a Benevento 600 atleti è davvero uno spettacolo unico, eccezionale. 30 anni importantissimi, perché ormai il 1° maggio a Benevento vuol dire stra Benevento. E poi c'è comunque la competizione, che non può mai mancare. Tra le donne si è affermata Francesca Maniaci, della Società Atletica Marcianise, già vincitrice della scorsa edizione. Non ci si stanca mai di gareggiare, poi la vincita se viene fa piacere, se non viene comunque abbiamo partecipato, ci siamo messi in gioco, abbiamo condiviso lo sport con tante belle persone, questo è l'importante. Avere la forza, la volontà di essere qua con voi in questa meravigliosa città di Benevento. Tra gli uomini si è imposto Abdallah Latam, della società International Security Service. Premi per i primi 7 delle due categorie, premi anche per la gara non competitiva. E poi spazio al colore della Stra Benevento, con il fiume di bimbi e genitori che hanno preso parte al percorso da 1 km. Chi ha corso e chi ha passeggiato, come la SD Camminatori Sportivi Gruppo Maga di Benevento. Un gruppo rumoroso e festante che ha espresso in pieno il senso della 30ª edizione della Stra Benevento. È stata una bellissima sensazione, grazie al gruppo Magà che mi ha accolta. Bellissimo. Pronta già per la prossima? Ovvio, ovvio, ragazzi, ovvio che sì, prontissima! Oh!